Benvenuti cari amici dell'invitato speciale in questo mio nuovo appuntamento. Lo realizziamo qui all'Aquila per seguire la 729esima edizione della Perdonanza Celestiniana, un evento fatto di grande spiritualità ma anche di tanta musica, e tantissimi sono gli ospiti. Intanto una città bellissima, si sta tornando ad essere una gran bella città. Sì, è una città straordinaria al di là della sua bellezza esteriore, anche per quello che è in grado di dimostrare, per la vivacità, per la voglia di vita assoluta che c'è intorno a questo percorso faticoso ma straordinario che sta facendo la città dell'Aquila, che trova il suo culmine nelle celebrazioni della Perdonanza, la festa voluta da Papa Celestino V, un Papa santo, anch'egli straordinario, rivoluzionario, che a distanza di oltre 7 secoli continua ad essere attuale nel suo messaggio di pace, di riconciliazione e di fratellanza. Senta, l'anno scorso Papa Francesco è venuto qua. Per la prima volta nella storia della Perdonanza un Papa ha aperto la Porta Santa. È un riconoscimento, credo, al lavoro che abbiamo fatto in questi anni insieme alla Chiesa aquilana e agli sforzi che questa comunità ha fatto negli anni per risollevarsi dopo un evento come quello del terremoto, che sembrava potesse abbatterla definitivamente, invece l'ha vista indomita rialzarsi, ripartire oggi, riconquistare pezzi importanti di vita. Fratelli e sorelle, che l'Aquila sia davvero capitale di perdono, capitale di pace e di riconciliazione. Benedico di cuore voi, le vostre famiglie e l'intera cittadinanza. Siamo Nanzi. La potente parola del Pontefice ha invitato tutti a farsi abbracciare dalla bellezza della misericordia. Un'edizione straordinaria, questa grandissima festa, patrimonio di tutti. L'Aquila, capitale del perdono e della pace, non è altro che la traduzione attualizzata del messaggio di Celestino. Voi potete custodire il dono della misericordia perché conoscete cosa significa perdere tutto. Sì, ho mantenuto la promessa di essere qui all'apertura della settimana della Perdonanza, prima di tutto perché mi sento amico di là, dell'Aquila, mi sento molto amico dell'Aquila, che è una città che amo, perché mi piace la sua gente, gente forte, gente schietta, e quindi l'amo molto. E poi credo molto nella Perdonanza, perché è un evento importante che ha, secondo me, è già una grandissima realtà, però ha un potenziale molto significativo, che travalica sicuramente la città dell'Aquila, travalica l'Abruzzo, travalica, secondo me, anche l'Italia. Può diventare veramente un fatto internazionale importante.
importante perché parla di perdono, ha dentro un messaggio di spiritualità molto forte, il fatto che ci siano dei grandi artisti che vi partecipano e che quindi respirano questa spiritualità, secondo me è un messaggio di grandissima modernità. Secondo me i valori della pace, della solidarietà, anche del perdono, mi piace anche usare questo termine perché poi perdonanza significa perdono, è un termine ai nostri tempi, ai nostri giorni un po' desueto, ma in realtà è un termine molto significativo perché è la base della misericordia che a sua volta è alla base anche della convivenza fra le persone e secondo me è molto importante ribadirlo ai nostri giorni perché sono temi di cui si parla troppo poco in favore di, io sono un po' polemico su questo, della vacuità dei social o di non sono contro la modernità, però mi piacerebbe molto che tutti gli strumenti della modernità fossero poi utilizzati per divulgare questi valori che sono importanti per la convivenza civile e sociale tra la gente.